È molto sotto sul piano, ma molto sotto. Salendo dal torrente di Magna si va verso Locatello, poi a un certo punto a sinistra, dopo un 150 metri, si sterra e questa è la strada della Coegia. Questo è un bivio. Siamo al punto 51, strada di Rinate, L04. Questa che faremo ora, strada della condotta, L06. Vediamo dove va e capiremo. Il gruppo di case che abbiamo fatto prima, stando a sinistra delle case, c'è il sentiero che si vedono dove ci sono gli alberi. Mi interessa questo qui che scende e non capisco, bello ripido, ma se dove va sempre lì. Quella è la strada che va su Rota, la strada cosiddetta dei campi. Questo siamo un rifugino, qua c'è la strada che va giù, molto probabilmente quella che va giù da qua, e adesso andiamo su di qua. Strada, sì, diventa un sentierino, possiamo anche provare ad andare ancora un po'. Rampega, bellissimo questo contestino qua, un masso con l'albero attaccato, cresciuto insieme qua, albero e masso, che roba. E qua c'è l'acqua, ecco qual era l'acqua giù là. Più avanti guarda, monolite questo, e questa è l'altra parte della, oh, sotto il monolite, mazza, questa era bella impegna. E poi qua c'è qualcos'altro, adesso vado a vedere, andiamo a vedere tutto. Sembra che vada lì. Siamo sotto il monolite, qui c'è quasi una costruzione, qua c'è un sentiero e c'è, qua c'è qualcosa che arriva giù. Noi siamo arrivati di qua e da lì sotto, boh. C'è la porta lì. Sono porte quelle lì, e quella è una finestrella. Mi sa che è finita, no, non è finita. Arriva, arriva. Dove va non lo si sa. Arriva. Un santuario. Anche questo. Adesso un po' sinistro destra, ma bella posizione, senza dubbio. In fondo sono le prime case di Brumano.
Bello, effettivamente sembra essere bella. Il sentierino è bellino. Quello è sempre brumano. Continua a salire, ora c'è anche il filo. Passare qua c'è un sentiero che arriva da lassù. E questo è quello che abbiamo fatto noi. E per certi versi è molto bello. Povero. Bello qua sotto. Brumano, Resegone, Palio Piaca, siamo usciti di là, e adesso andiamo dentro di qua, c'è questa parvenza di sentiero, zona di frana che si vede sempre da Brumano che è davanti, qui sotto c'è il Chignolo, o perlomeno ci dovremmo arrivare, spero. Quello là dovrebbe essere l'orso, o forse quello. No, quello forse, minchia, deve arrivare fino là, no, vedendo no, Da qua si arriva, venendo giù dalla tornante, che va su a Fuipiano. Noi siamo venuti fuori di qua, comunque bellissimo, a parte qualche punto da fare in discesa. Anche così è tutta spinta. Qua c'è l'acquedotto, lì c'è il fronte di frana sempre che continua a franare. Questi sono quei gradoni che si vedono. Qua è un altro sentiero che volendo non so dove va, noi andiamo giù di lì, no, dal buco, da oltre. E poi andiamo a casa. Ragazzi, ben bene. Anche questo va giù di qua, non mi ricordo, va giù di là. Siamo arrivati dal sentiero qua che picchia, e più che altro è instabile. Qua c'è questa cosa che non so dove va, ma non credo. Sembrava di aver visto, adesso andiamo giù di qua e dovremmo ribeccare la strada di solito.